Bella ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Simo Play. Oggi siamo di nuovo insieme per parlare di football 2022. In questo contenuto vi mostrerò quali sono le regole della stagione 1 del Dream Team e vi dirò quali sono tutti i premi che potrete ricevere sia nel mentre che alla fine della competizione. Ragazzi, ci sono davvero tanti GP gratuiti, quindi mi raccomando, guardate tutto il video. Prima di andare avanti, invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere tutti i prossimi contenuti e a lasciare un bel mi piace per supportarmi. Ragazzi, questa parte è importantissima. L'iscrizione con la campanella attivata è il massimo supporto che potete darmi, quindi se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanella. Tra l'altro, facendo questa cosa, ricevete tutte le notifiche e siete sicuri di non perdere mai nessun contenuto sul canale. Inoltre voglio ricordarvi che questo video è offerto dalla Galactic Service. Loro mi aiutano a realizzare tutti i contenuti che trovate qui sul canale, quindi vi chiedo il massimo supporto. Ok ragazzi, siamo all'interno del gioco e andiamo subito a leggere le informazioni della modalità competitiva del Dream Team, che è uscito con l'aggiornamento odierno, ovviamente. Allora, il campionato di football, è così che si chiama, campionato di football, è una modalità partita online in cui gli utenti scendono in campo per scalare le divisioni. L'utente viene promosso alla divisione successiva, raggiunti i punti per promozione entro il turno, 10 partite. Se non raggiunge i punti permanenza, verrà invece retrocesso, ottenendo prima della fine del turno la promozione o la retrocessione, o se rimarrà nell'attuale potrà saltare i match rimanenti. All'inizio di una nuova fase, la divisione di partenza dipenderà da quella più alta raggiunta nella fase precedente, cioè all'inizio di una nuova stagione, la chiama anche fase, appunto la divisione di partenza dipenderà dalla divisione più alta raggiunta nello scorso periodo, quindi nella scorsa stagione, nella scorsa fase, come la chiama qua. Raggiunta la divisione 1, potrai affrontare partite classificate basate sulla tua valutazione. Quindi dopo la divisione 1 c'è un sistema di valutazione, una sorta di divisione elite, ecco, di FIFA. Nota, se raggiungi la divisione 1 durante una fase, non subirai più retrocessioni fino al termine della fase. Quindi, quando si arriva in divisione 1 c'è il punteggio con la valutazione, non si può essere più retrocessi. Scala le divisioni e ottieni premi di fase migliori. Inoltre riceverai ricompense classifica in base alla tua classifica finale nella divisione 1 al termine di una fase. E qui ragazzi ci sono tutti i premi. Premi prima promozione, quindi quando si viene promosso per la prima volta. Divisione 1 20.000 GP, 10.000 punti esperienza per 1. Divisione 2 10.000 GP, 4.000 punti esperienza per 2. Divisione 3 10.000 GP, 4.000 punti esperienza per 2. Divisione 4 8.000 GP, 4.000 punti esperienza per 1. Divisione 5 la stessa cosa. Divisione 6 uguale. Divisione 7 5.000 GP e 1.000 punti esperienza per 2. Divisione 8 la stessa cosa della 7, divisione 9 la stessa cosa della 8. E poi ci sono i premi di fase, cioè i premi di fine stagione. Divisione 1 30.000 GP, 10.000 punti esperienza per 2. Divisione 2 20.000 GP, 10.000 punti esperienza per 1. Divisione 3 la stessa cosa della 2. Divisione 4 15.000 GP, 4.000 punti esperienza per 2. Divisione 5 la stessa cosa della 4. Divisione 6 la stessa cosa della 5 e la 4. Divisione 7 10.000 GP, 4.000 punti esperienza per 1. Divisione 8 10.000 GP, 4.000 punti esperienza per 1. E divisione 9 la stessa cosa, 10.000 GP, 4.000 punti esperienza per 1 e anche ovviamente alla divisione 10. Poi c'è scritto ricompensa classifica, classifica dall'1 al 10.000, 100.000 GP. Non so che significa questo ragazzi, devono essere più chiari secondo me. Non so se vuol dire che dalla posizione 1 alla posizione 10.000 prendono tutti quanti 100.000 GP o c'è una differenza tipo a scalare, ma... No, ma non sono stati chiari, sicuramente daranno altre informazioni in merito. Inoltre ci sono di nuovo gli eventi Worldwide e Spanish League, dove si possono guadagnare sempre dei GP. E poi c'è questo evento, è un evento sempre online ma con squadre normali, che però ti fa guadagnare dei GP pochi, dai 2.000 ai 4.000, non di più,
ma comunque ti fa guadagnare dei GP che poi utilizzi nel Dream Team. Quindi ci sono davvero tantissimi modi per guadagnare GP gratuitamente, solamente giocando in eFootball 2022. Beh ragazzi, fatemi sapere nei commenti voi a che punto siete delle divisioni, fatemi sapere se avete iniziato la scalata, ovviamente i server sono stati aperti oggi, quindi siamo ancora tutti all'inizio. Come avete visto, i premi ci sono, la possibilità di guadagnare GP gratuitamente c'è, quindi non vi resta che giocare. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video, un abbraccio e un saluto dal vostro Timo Play. Bella ragazzi! Words to my actions, magic in my eyes, never ask.